Ciao amici, amici biancocelesti da Scar, grazie come sempre per supportarmi, stiamo in crescita, il trend è in continua crescita, se vi piace iscrivetevi al canale, altrimenti fatemi sapere come secondo voi potrei migliorarmi e sarò ben lieto di ascoltare ogni proposta. E ci troviamo ad affrontare domani una partita, credo forse la più difficile in stagione, perché troviamo un Napoli che comunque, nonostante le difficoltà, le ultime due sconfitte tra Europa League e campionato, è comunque primo in classifica. È una squadra che fino ad ora ha incontrato la prima sconfitta nell'ultima giornata contro l'Inter e ha subito pochi gol. Comunque, in ogni caso, nonostante il 3-2 contro i neroazzurri, è una squadra ben collaudata. Non ha stravolto granché il modulo utilizzato negli scorsi anni da Gattuso e ha mantenuto soprattutto gli uomini chiave, no? Come Koulibaly, per esempio, come lo stesso Insigne, Fabian Ruiz, Zielinski, insomma, ha fatto più o meno quello che ha fatto la Lazio, ovvero mantenendo i suoi big, però senza cambiare il modulo come abbiamo fatto noi, perché comunque Gattuso adottava spesso il 4-2-3-1 o un 4-3-3. In questo caso, secondo me, Spalletti potrebbe optare per l'appunto per un 4-3-3 perché ci sono molte assenze, una su tutti sicuramente quella di Osimhen, reduce da un brutto scontro con Skriniar, che in seguito al quale insomma, ha ricevuto una brutta frattura dello zigomo, però manca Politano, ancora positivo al Covid, manca Nguissa, grande sorpresa di quest'anno, giocatore pagato pochissimo, che però è molto, molto forte, un mediano molto completo, un centrale comunque di centrocampo all'occorrenza. E pertanto Spalletti potrebbe optare per un modulo speculare al nostro, cosa che onestamente a me non dispiacerebbe. Preferirei trovarmi ad affrontare un tridente speculare al nostro, quindi ora non so se Spalletti lo adopererà, perché comunque credo opterà per Elmas in campo e mettere Fabian Ruiz ed Elmas come mediani potrebbe essere una soluzione, ma di certo non garantirebbe lo stesso ritmo garantito da Ruiz e Anguissa. Quindi il 4-3-3 mi sembra più probabile con il tridente formato da Insigne, Lozano e Mertens come falso 9, no? Un po' come faceva con Sarri, anche se all'occorrenza potrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 con Lozano, Zielinski e Insigne per l'appunto dietro all'unica punta Mertens. Questo sarà tutto da vedere. Noi ci presentiamo con il 4-3-3 classico, l'unico indisponibile Marusic, che nonostante comunque la negativizzazione, ovviamente non può avere un ritmo partita adeguato, non si è potuto allenare in questi giorni, è stato in isolamento, come saprete, quindi 90 su 100 non sarà nemmeno convocato, credo, da mister Sarri. Zoccolo duro del Napoli sicuramente la difesa. La difesa è impenetrabile, nei calci d'angolo difficilmente subisce gol. Comunque sono giocatori che tecnicamente sono molto bravi, i due centrali, anche se insomma Rahmani indubbiamente è di tasso tecnico inferiore rispetto a Koulibaly, però questo garantisce al Napoli una costruzione dal basso, che difficilmente può essere interrotta, come dimostrato insomma in tutte queste giornate, perché vi ripeto, il Napoli credo abbia subito meno di 10 gol forse, dovrei ricontrollare, però come difesa credo sia la migliore del campionato. Sugli esterni di difesa ci sarà ovviamente Di Lorenzo e il solito Mario Rui sulla sinistra.
conosciamo, sono molto abili nelle sovrapposizioni con gli eventuali esterni di un 4-3-3 che dovrebbero essere per l'appunto Insigne e Lozano. L'abilità delle squadre di Spalletti comunque è anche la metamorfosi durante la partita, è molto abile il mister Toscano a far cambiare in corso d'opera i sistemi di gioco in un attimo. Diciamo che la fase di switch in questo Napoli è quasi, come si può dire, impalpabile per come avviene velocemente, ecco. Sarà tosta, ovviamente, sia perché si gioca a Napoli, questo non ve lo devo dire io, sia perché proprio come team il Napoli è veramente una squadra arcigna. Noi ci presentiamo con un tridente classico, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, con un Anderson che non sta piacendo molto né ai tifosi né probabilmente a Maurizio Sarri. Lo vedo io, almeno secondo la mia opinione, un po' tra le nuvole. A volte si accende ancora a tratti, diciamo che dopo Lazio-Inter non l'abbiamo più rivisto così concentrato sul gioco. Però, come sempre dico, e non mi stancherò mai di dirlo, nei big match cerchiamo sempre quantomeno di tenere il pallino del gioco e riusciamo sempre ad affrontare le sfide ad alta pressione. La cosa potrebbe ripetersi, seppur in uno stadio così difficile come il Diego Armando Maradona. La difesa è confermata con Acerbio e Luis Felipe. Sulla destra dovrebbe agire Lazzari, sulla sinistra Yusai. Anche se devo dire che Patrick sulla destra con la Lokomotiv Mosca a me non è dispiaciuto per niente. Spazio di nuovo alle due mezzali titolari, Milinkovic, Savic e Luis Alberto, con il buon Cataldi che parte dal primo minuto, che lo abbiamo visto molto in crescita. Comunque credo che siamo tutti contenti di questa investitura del buon Cataldi. Non c'è altro molto da dire, bisogna fare attenzione sicuramente ai tiri da fuori del Napoli, a grandi tiratori, uno su tutti Fabian Ruiz, poi c'è Zielinski, Insigne lo conosciamo tutti col suo tiro a giro, ma lo stesso Mertens insomma è dotato di una capacità balistica piuttosto spiccata. Speriamo solamente che riusciremo a fare il nostro giro palla senza essere soffocati nelle linee di passaggio, anche perché altra peculiarità del Napoli è l'estrema velocità del pressing del loro possesso palla, anche due tre tocchi massimo solitamente, quando almeno i giocatori sono in palla e riescono a farlo. Quindi sarà veramente una partita tosta, secondo me, ripeto, la più difficile della stagione fino ad ora, ben più difficile di Lazio-Inter, di Roma-Lazio, di Lazio-Roma scusate, di Lazio-Juve. Speriamo che insomma almeno ci divertiremo. E i nostri ragazzi, comunque, l'abbiamo visto, sono veramente in crescita, continuano a confermarsi abili nel controllo del gioco. Manca ogni tanto qualche tiro in porta, cosa che gradualmente, secondo me, arriverà. Insomma, senza troppi timori e con molta pazienza riusciremo a godere di un gran bel gioco tra qualche tempo. Non vi annoio oltre, vi ripeto, se vi va di iscrivervi, se volete parlatene con i vostri amici. Vi lascio i social e il coupon per sfruttare il 10% di sconto presso il Lazio Fan Shop di Via degli Scipioni 84, oppure online andando sul sito che vedete in sovraimpressione. Io vi ringrazio, vi auguro intanto un buon weekend, forza Lazio, forza Aquile. Ciao ragazzi.